finalmente siamo arrivati nella zona di Miami, in Florida, dopo un viaggio abbastanza tranquillo con American Airlines. Dall'aeroporto di Miami abbiamo preso la macchina a noleggio e ci stiamo dirigendo al sud verso Key West. E adesso ci siamo fermati a fare una sosta, una pausa veloce per ammirare questo panorama nella zona di Isla Morada. Guardate qua che spettacolo! Riprendiamo il viaggio e la prossima fermata è una marina dove si potrà dare da mangiare ai tarponi, che sono dei pesci giganti. Ci vediamo tra poco, ciao! Ok, siamo arrivati nella baia di Robbie, mi sembra si chiami, e siamo arrivati anche nella zona dove si può dare da mangiare ai tarponi, che sono dei pescioni giganti, adesso ve li faccio vedere. Tra l'altro la zona è piena di pellicani che vogliono rubare i pesci che in realtà si devono dare ai tarponi. Intanto vi faccio vedere il panorama e la strada dove prima eravamo noi con la macchina. È proprio tutto un ponte, tutto sopraelevato, che collega tutte le Keys, tutte le isole, bellissimo, panoramico, e questo è appunto quello che si vede da qui. Ecco 1000 pellicani. Ed ecco i tarponi. Finalmente siamo arrivati a Key West, è stato lungo, è stato un viaggio abbastanza lungo, però i paesaggi ne sono valsi la pena perché sono veramente bellissimi, i colori dell'acqua, questa autostrada che passa tutta sui ponti, veramente fantastica. Adesso siamo arrivati a Key West, siamo passati davanti al cimitero, che la guida diceva che era bello, siamo passati davanti con la macchina, onestamente non mi sembrava chissà cosa, quindi abbiamo deciso di snobbarlo e di dirigerci direttamente qui al punto più a sud degli Stati Uniti. Andiamo! Qui c'è la coda per fare la foto ricordo. Ci avviciniamo. Ed eccolo qua, questo è il punto più a sud di tutti gli Stati Uniti.
adesso anch'io farò la foto di rito, di ricordo. Dopodiché finalmente mi dirigerò al centro della città per vedere com'è la strada principale, Duval Street, e infine vedere il tramonto, che qui si chiama Sunset Celebration ed è abbastanza famoso. Ci vediamo dopo, ciao! L'atmosfera è fantastica, è l'ora del tramonto e qui, come vi dicevo, c'è la celebrazione del tramonto, quindi tutte le persone sono qui radunate per aspettarlo. Ci sono un sacco di artisti di strada e ve lo consiglio assolutamente. Chi fa l'escursione di mezza giornata e va via alle 6 si perde la cosa più bella del posto, quindi se avete la possibilità rimanete almeno una notte, perché veramente vale tanto la pena. Adesso vi faccio vedere il tramonto, venite! Be two places at one time. I'll be with you tomorrow and today, beside you all the way. Timber Gore, I'm a human door. I stay.